Abbiamo saputo che Marco Penzo, quel ragazzo, deve avere 22-23 anni, di cui abbiamo parlato tante volte sulle pagine di Chiesa Azzurra per i suoi comportamenti molto, molto, molto al di sopra delle righe. Questo ragazzo è già in regime di osservazione speciale e dovrebbe essere già stato, diciamo, portato, diciamo, in sicurezza, è stato oggetto di un ulteriore provvedimento. È la stessa madre che ne ha dato notizia ai condomini dello stabile dell'Ater, quello di cui ne avevamo parlato, appunto, gli è stato assegnato in maniera provvisoria per emergenza abitativa. La signora, appunto, ha detto che il ragazzo non può più avvicinarsi, credo, a meno di 200 metri. Allora, che la notizia, assolutamente non vogliamo colpevolizzare la famiglia, perché se una madre e un padre sono arrivati alla decisione di allontanare il proprio figlio, evidentemente non ne potevano più. Insomma, sappiamo che questo ragazzo ha dei comportamenti molto violenti, insomma, anche un Marcantonio grande non è così facile poterlo gestire. Però, francamente, questa notizia personalmente non mi lascia per niente indifferente, anzi mi turba molto. E mi dispiace vedere un ragazzo giovane, un ragazzo anche di bel aspetto, alto, che ha tante possibilità davanti a sé, cioè avrebbe veramente tante possibilità, che si ritrovi non solo a essere a un passo dalla galera, ma anche allontanato dalla famiglia. È veramente una cosa drammatica e difficilmente potrà trovare un modo, qualche modo per riabilitarsi. E allora mi permetto di invitare, so che ancora può vedere il fratello. So che ha degli zii, mi hanno fermato, mi hanno parlato a volte, cioè, so che non è facile, sappiamo che non è facile, e sappiamo che deve essere lo stesso Marco, penso, che ci mette la buona volontà, ma ci sono le istituzioni, ci sono i servizi sociali, c'è la possibilità di fare un percorso, ci sono delle comunità, e bisognerebbe in qualche modo fare uno sforzo di buona volontà tutti e cercare, diciamo, cercare di convincere questo ragazzo. Mi rivolgo anche a te personalmente, Marco. Ci siamo visti qualche volta, ci siamo incrociati per strada. Io non ho assolutamente nulla contro di te. Mi dispiace vederti in questa situazione. Io spero veramente che ti ci metti un attimo, ci metti un attimo col cuore e ci ragioni sopra e fatti aiutare, perché altrimenti la tua situazione non può altro che peggiorare. È un peccato perché, a mio avviso, veramente hai tante possibilità ed è un peccato veramente buttarle via.